operaio, ed oggi diciamo al governo e a tutte le forze che gli stanno vicino che noi vogliamo riprenderci la democrazia che ci hanno portato via. È solo l'inizio di una mobilitazione, e questa è stata la grandezza della mobilitazione dei cantieri navali, il fatto di essere riusciti ad entrare in sinergia e in rete con tutti i territori che rappresentano. Era un piano industriale fatto solamente di tagli, di chiusure, l'ha presentato una prima volta, a livello nazionale c'è stata una risposta di tutto il gruppo e quel piano è stato ritirato, così su vostro tempo quando avevano provato a fare l'accordo separato nel contratto integrativo, poi l'hanno dovuto ritirare, dopodiché con fare piratesco sono venuti cantiere per cantiere, cercando di mettere i lavoratori uno contro l'altro, cercando di contrapporre i cantieri uno con l'altro per scatenare una guerra tra poveri, che è quello che sta facendo il governo Monti oggi, contrapponendo i lavoratori a tempo indeterminato contro tutti i lavoratori precari. Sono molto bravi a cancellare le pensioni, ma i 47 tipi di contratti non parlano di cancellarli, 46 scusate. Le lotte dei cantieri sono state un punto fondamentale di questa stagione di conflitto, perché i lavoratori, il sindacato con i lavoratori, siamo tornati ad essere tutti insieme protagonisti di quella che è stata una mobilitazione combattuta giorno dopo giorno, ora dopo ora, millimetro dopo millimetro, e costruita insieme con un processo democratico, perché quando si sta in mezzo ai lavoratori, quando si sta in mezzo alla gente che soffre tutto il giorno e tutto l'anno, magari dei risultati si portano pure a casa, e la storia dei cantieri navali lo insegna. Ogni volta che siamo stati capaci di rispondere tutti insieme, l'azienda ha sempre dovuto ritirare i piani che aveva provato a portare avanti, e questo ci servirà anche per il futuro, perché la mobilitazione non è assolutamente finita. È vero, sono state vinte delle battaglie nei territori, quel discorso degli esuberi, quel discorso delle eccedenze, delle chiusure momentaneamente sono stati ritirati, i cantieri sui vari territori dove hanno deciso di combattere, di lottare, sono riusciti a rientrare dentro gli stabilimenti a testa alta come in Ancona, sono riusciti a tenere i cantieri aperti come hanno fatto i compagni di Genova, sono riusciti a fare fratellanza operaia come i compagni di Marghera, che hanno detto di no al lavoro che Fincantieri gli dava per far chinare la testa ai lavoratori d'Ancona, come le poderose manifestazioni di Palermo, e questo ci dovrà servire per il futuro a tutto il gruppo. Se saremo capaci di rispondere insieme tutti i territori, forse Fincantieri dovrà di nuovo ritirare quello che oggi vuole portare avanti e dovrà portare delle proposte alternative. È stata una mobilitazione senza precedenti, è stata su tutti i giornali, telegiornali, penso che sia a conoscenza di tutti. È stato un discorso in cui i lavoratori, ancora una volta, a differenza di quello che invece dice la politica, hanno detto che il lavoro, istanza fondativa in Italia, serve per essere persone libere, ed è per questo che noi non accetteremo mai, in quanto persone libere, di essere chiamati né ieri, né oggi, né in futuro esuberi. E io lo voglio dire a tutti i giovani che sono qui insieme a noi: non dobbiamo più permettere di farci chiamare precari da un gruppo dirigente che sta smantellando la Costituzione, insultano il lavoro e offendono la memoria del Paese. Se è vero, c'è la crisi, c'è bisogno di fare cassa, basterebbe che si ricordassero l'articolo 11 della Costituzione, i professori che ci governano, via immediatamente da tutti quanti le guerre, ed è il momento che tutte le coscienze democratiche del Paese si mettano insieme in una mobilitazione collettiva per dire no a questo progetto criminale che stanno portando avanti, a tavolo concertativi, stanno portando avanti in maniera subdola, approfittando della crisi, in nome della speculazione finanziaria, stanno cercando di cancellare tutto ciò che è solidaristico, universale e quindi confederale. Per questo chiedo a nome di tutti i cantieri navali, alla Confederazione, a tutta la CGIL, la proclamazione dello sciopero generale all'interno di un percorso di mobilitazione permanente costruito insieme ai lavoratori con la partecipazione democratica. Un'ultima cosa, poi concludo. Io è un onore parlare davanti a questa piazza, una piazza metalmeccanica. Forse i metalmeccanici ancora oggi hanno capacità di mobilitazione. Un'ultima cosa la voglio dire solamente a quei partiti politici, a quelle forze politiche, soprattutto a quelle che non ricordano le loro radici operaie, che non siamo noi, che non sappiamo fare il sindacato. Sono loro che non hanno più saputo fare i partiti politici, magari di sinistra. Un sindacato non esiste per concertare l'equità e l'impoverimento di un popolo. Un sindacato esiste per fare giustizia. Noi in questa piazza oggi abbiamo un impegno storico davanti a noi, abbiamo una sfida. Le conquiste che stiamo difendendo, le conquiste che ci hanno portato via, non sono le conquiste di questa piazza. Qualcuno ha lottato prima di noi, molti ci sono morti e noi abbiamo il dovere e l'obbligo di estenderli a tutti e di lasciarli a chi verrà dopo, perché questa è la storia grande della FIOM. Al lavoro, alla lotta, uniti ce la possiamo fare. Ai nuovi compagni! Adesso diamo la parola agli studenti, che ormai c'è una consuetudine, una relazione molto forte con i metalmeccanici che guarda al presente e al futuro. Prima di leggervi il nostro intervento volevamo comunicare a questa piazza una cosa indegna accaduta questa mattina. Mentre infatti gli studenti del liceo Righi di Roma si concentravano di fronte alla loro scuola per raggiungerci in corteo, sono stati aggrediti da un gruppo di fascisti. 3 ragazzi sono finiti all'ospedale. Mandiamo quindi la solidarietà di tutta questa piazza a quei ragazzi. Studenti e studentesse, essere qui oggi in piazza con la FIOM e con tutte quelle realtà che da sempre si battono contro una gestione della crisi che vuole scaricare i costi sui lavoratori, i giovani e i precari, è fondamentale e assume una centralità strategica, soprattutto quando, ancora una volta, assistiamo a tentativi di delegittimazione di piazze come questa o di tutte quelle lotte che hanno la strana pretesa di voler tornare a decidere della propria vita, del proprio futuro, quell'assurda pretesa di voler rendere il termine democrazia una parola nuovamente piena di senso, perché quello a cui stiamo assistendo oggi è un vero e proprio attacco alla democrazia, non solo nel nostro paese ma anche a livello globale, con la retorica del "ce lo impone l'Europa" e degli interminabili necessari sacrifici stanno smantellando i nostri diritti fondamentali acquisiti con anni di lotte e con loro la possibilità stessa di immaginare una società davvero equa, dove la ricchezza sociale che produciamo ogni giorno venga redistribuita in maniera migliore. Che cosa sono se non un attacco alla democrazia e il modello polignano? La cacciata della FIOM da Mirafiori, quei casi di mancato reintegro dei lavoratori perché iscritti alla FIOM. Cos'è se non un attacco alla democrazia, l'imposizione a mezzo di violenza di un'opera inutile e dannosa come quella di un treno ad alta velocità che produce solo inquinamento, distruzione di un territorio e moltiplica i profitti di mafie, lobby economiche? Cos'è se non un attacco alla democrazia, l'imposizione? Cos'è se non un attacco alla democrazia il mettere a tacere il dissenso con arresti preventivi ed operazioni di polizia, come se la rivendicazione di diritti e libertà fossero semplicemente un problema di ordine pubblico? Quale differenza allora tra il vecchio governo Berlusconi e l'attuale governo Monti? È un governo altrettanto determinato nell'eseguire i diktat della BCE e dei grandi istituti finanziari, nel continuare a far pagare la crisi a quel 99% sempre più impoverito che questa crisi non l'ha prodotta. Un governo diretta espressione della tecnocrazia europea che continua a imporre misure anticrisi basate solo su ricette di austerità, tagli indiscriminati alla spesa pubblica e sull'inevitabilità del pagamento del debito, senza scalzare minimamente i privilegi delle grandi corporazioni e delle rendite finanziarie. Queste politiche ci stanno trascinando in una spirale recessiva senza fondo, stanno saccheggiando il welfare, i beni comuni, i territori, stanno distruggendo la composizione del lavoro attraverso l'estensione della precarietà selvaggia, i tagli ai salari e alle pensioni, la dismissione dell'università pubblica, il ricatto del lavoro flessibile non indicano nessuna strada di uscita dalla crisi. Continuano a chiamarci bamboccioni, se non addirittura sfigati, quando in realtà i dati parlano chiaro. Dal 2008 a oggi il numero dei laureati disoccupati è praticamente raddoppiato, e questo perché viviamo in un paese che è incapace di valorizzare le nostre competenze, che sa solo rigettarci nel vortice della precarietà e dello sfruttamento, invece di investire responsabilmente su innovazione, ricerca e servizi. E ancora più inaccettabile è la retorica del governo, che vorrebbe ingabbiarci in una contrapposizione artificiale fra vecchi garantiti e giovani precari. L'attacco all'articolo 18 e la riforma del mercato del lavoro palesano una volontà di restringimento dei diritti, proprio laddove invece questi diritti dovrebbero essere estesi a tutti. Oggi i movimenti sociali sono in piazza con la FIOM. Mescolati agli operai e le operaie ci sono i nuovi precari, coloro che un contratto non lo hanno mai visto, coloro che lavorano in nero, che fanno stage non retribuiti, che subiscono insomma la flessibilità senza garanzie. A questa manifestazione partecipano Coco Pro e partite IVA, cioè i nuovi soggetti dello sfruttamento, quelli, badate, che sono senza diritti, senza contratto, senza ammortizzatori sociali. Sono e siamo qua perché lottare con voi per il contratto e la difesa dell'articolo 18 è anche lottare per il reddito di cittadinanza, per avere diritto a una vita degna anche quando non si ha un contratto di lavoro e si è disoccupati. Stare insieme in piazza San Giovanni è il modo migliore, badate, per dimostrare che non è vero che ci sono vecchi lavoratori garantiti e nuovi lavoratori non garantiti. La nostra indignazione si rivolge contro l'1% della popolazione che è più ricco grazie a questa crisi, proprio sulla pelle dell'altro 99% della popolazione. Siamo in piazza con la FIOM oggi, così come siamo andati e torneremo ad andare in Valsusa contro il TAV, partecipando a una battaglia più generale per la democrazia. Noi stiamo pagando una crisi che non abbiamo provocato, stiamo pagando debiti non nostri e che, voglio dire, dovremmo smettere di pagare. La Troika e Merkel, Monti, sono secondo me il problema, non la soluzione al problema. Essi sono il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la Commissione Europea. Stanno governando l'Europa ma non sono mai stati eletti da nessuno di noi. Hanno distrutto un paese, la Grecia, nel quale sono appena stato, e cittadini come noi non possono in quel paese neppure andare a votare, perché la loro sovranità è stata abolita nel nome del governo cosiddetto tecnico, che ha però una sola ricetta: taglia i salari, più tasse sul lavoro dipendente, meno diritti. Una ricetta che peraltro non funziona, una ricetta che tratta la democrazia come se fosse un'obbligazione spazzatura e che arricchisce solo chi è più ricco. Secondo me la questione democratica è il primo dei problemi in Europa, e vorrei anche poter dire una cosa, vorrei poter dire che questa crisi dimostra definitivamente che il capitalismo ha fallito. Per uscire dalla crisi non serve più capitalismo, compagni e compagne, serve il suo superamento, serve la costruzione di un'alternativa di sistema, comune, democratica, vera, fatta da tutti noi, inventata dal basso. Costruire l'alternativa vuol dire pensare a un modo diverso di produrre, dove tutti, e non Marchionne, decidono cosa produrre, come produrre e perché produrre. Noi siamo l'Europa che viene, compagni e compagne, non la Troika. L'Europa è fatta dagli operai, dai lavoratori in formazione, dai disoccupati, dai giovani precari e dalle donne cui regate in questi tempi in Italia, ora, anche in questa città, anche la tutela della maternità. L'Europa non è delle banche, l'Europa, per quanto mi riguarda, è innanzitutto nei delegati di Melfi, che la Fiat lo vuole far rientrare in fabbrica. La Fiat, l'Europa, la nostra Europa è anche quella dei valsusini. Siamo tutti uniti da un filo rosso che invoca unità contro la crisi. Questa è l'Europa che chiama diritti e libertà. Vado a chiudere, ma non perdiamoci di vista, compagni e compagne, i movimenti europei stanno organizzando una settimana di lotta contro l'austerità e la crisi. Saremo a Francoforte dal 15 di maggio per bloccare, sì lo diciamo, per bloccare la Banca Centrale Europea. Vi invitiamo a venire per i beni comuni, per il contratto, per la FIOM in Fiat e per il reddito, per la democrazia. E un saluto a pugno chiuso. A proposito di Europa, siamo veramente, ma veramente felici di avere alla nostra manifestazione il presidente dei metalmeccanici greci del Poem, Yannis Stephanopoulos. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά για την έμπρακτη αλληλεγγύη σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους της FIOM για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας εδώ σήμερα. Μας δίνετε κουράγιο, ελπίδα, οξυγόνο να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας. Στη χώρα μας 2 χρόνια τώρα δεχόμαστε μια επίθεση διαρκείας για κατάργηση κάθε δικαιώματος. Cari compagni e care compagne, cari lavoratori e lavoratrici, vi parlo in questa vostra grande manifestazione di lotta a nome dei lavoratori metalmeccanici greci. Cari compagni e compagne, vi ringrazio con il cuore del vostro sostegno, ringrazio i compagni e le compagne della FIOM per avermi invitato qui oggi. Ci date coraggio, speranza, ossigeno per lottare per i nostri diritti. Da 2 anni nel mio paese siamo sotto un attacco continuo che punta all'abolizione di tutti i diritti. Μας κόβουν τους μισθούς, μας κόβουν τις συντάξεις, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, επιβάλλουν άγρια φορολογία και όποιος δεν μπορεί να πληρώσει λόγω της ανεργίας και της φτώχειας του κόβουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κυβέρνηση της Ελλάδας είναι πλήρως υποταγμένη στις αποφάσεις και τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις γνωστές ως Τρόικα. Οι όροι μηχανισμού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δουνουτού έχουν παγιδεύσει την Ελλάδα σε ένα φαύλο κύκλο όπου η λιτότητα φέρνει ύφεση και πιο σκληρή λιτότητα με νέα μέτρα, νέους φόρους, βαθύτερη ύφεση και πάλι από την αρχή. Η θεραπεία σοκ που έχει αποτύχει να φέρει σε βιώσιμη πορεία την Ελλάδα έχει βλάψει κάθε δείκτη της οικονομίας με τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Παράγει μόνο ύφεση, φτώχεια, απελπισία. Τα φάρμακα και η θεραπεία της κρίσης χρέους είναι χειρότερα από την ασθένεια. Hanno tagliato i nostri salari, le nostre pensioni, hanno abolito i contratti collettivi di lavoro, dissolto le nostre relazioni industriali, imposto tasse selvagge attraverso le bollette dell'elettricità e se qualcuno non può pagare gli tagliano la luce. Il governo greco è totalmente subordinato alle decisioni e agli ordini del Fondo Monetario Internazionale, della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, la cosiddetta Troika. I termini del meccanismo del prestito del Fondo Monetario e dell'Unione Europea hanno intrappolato la Grecia in un circolo vizioso dove l'austerità produce recessione e un'austerità maggiore attraverso nuove misure, nuove tasse a una recessione più profonda e così via. La terapia shock che doveva portare la Grecia in una situazione vitale ha fallito, ha danneggiato tutti gli indici economici con costi umani enormi, produce solo recessione, povertà, disperazione. Le cure e i trattamenti medici della crisi sul debito sono peggio della malattia. Πρέπει να πούμε ότι χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα. Αυτοί ενοχοποιούν τους εργαζόμενους και την εργασία. Η ανεργία έχει διπλασιαστεί φτάνει το 22%. Ένας στους δυο νέους είναι άνεργος. Αντιμετωπίζουμε ένα κράχ ανεργίας. Οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από τον οικονομικά ανενεργό πληθυσμό. Η απώλεια εισοδήματος έχει εξαφανίσει την εσωτερική ζήτηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη. Η αγορά εργασίας είναι κόλαση. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Βουνού της Τρόικας στην Ελλάδα αποσκοπεί μόνο στη διάσωση των τραπεζών της Ευρωζώνης, γαλλικών και γερμανικών, από τον αντίκτυπο των ανεύθυνων δανεισμών τους. Vogliamo dire con chiarezza che per noi il problema nel nostro Paese è il recupero dello sviluppo, ma insistono a cercare la soluzione nelle misure contro i lavoratori e contro il lavoro. La disoccupazione è raddoppiata, ora ha raggiunto il 22%, un giovane su due è disoccupato, hanno privato i giovani del diritto a sognare, assistiamo a un'esplosione della disoccupazione, i disoccupati sono oggi la maggioranza della popolazione economicamente attiva, la perdita di reddito ha depresso la domanda interna, le piccole e medie aziende chiudono una dopo l'altra. Il mercato del lavoro è un inferno, la strategia del Fondo Monetario e dell'Europa in Grecia ha il solo obiettivo di salvare le banche dell'Eurozona, francesi e tedesche, dalle conseguenze delle loro politiche irresponsabili. Η κρίση χρέους για την Ελλάδα είναι ασφαλώς ριζωμένη στα εσωτερικά μας προβλήματα. Έγινε όμως ανεξέλεκτη λόγω της καταστροφικής πορείας του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου για μεγιστοποίηση των κερδών, στοιχηματίζοντας τα τεράστια χρέη και στην ανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει μια υπεύθυνη και σωστή απάντηση. Η Ελλάδα είναι ίσως σήμερα το εργαστήριο πριν γενικευθούν αυτά τα μέτρα και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η στάση των Ευρωπαίων ηγετών, Μέρκελ και Σαρκοζή και άλλων, δεν εξαθλιώνει απλά τους Έλληνες. Στρέφεται κατά της δημοκρατίας, της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος και ίσως αργότερα και κατά της εθνικής κυριαρχίας άλλων χωρών. Naturalmente la crisi del debito trova radici anche nei problemi interni alla Grecia, ma è finita fuori controllo a causa del processo catastrofico della massimizzazione dei profitti del capitale finanziario ed economico. Hanno scommesso sul debito alto e sull'incapacità dell'Unione Europea di dare una risposta giusta e responsabile. Probabilmente oggi la Grecia è il laboratorio da cui poi generalizzare queste misure nei vari paesi dell'Europa del Sud. Il comportamento dei leaders europei, Merkel, Sarkozy e altri, non solo impoverisce il popolo greco, ma è contro la democrazia e la sovranità nazionale della Grecia e può darsi con il tempo anche di altri paesi europei. Η Τρόικα απαιτεί μια νέα μορφή αποικιοκρατίας για την Ελλάδα, η οποία δεν βασίζεται σε στρατούς και όπλα, αλλά στο δημόσιο χρέος μας. Αμφισβητούν πλέον ανοιχτά τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Καταλύεται βάναυσα το Σύνταγμά μας. Καταλύεται το κυρίαρχο δικαίωμα του λαού μας να ψηφίζει στις εκλογές σύμφωνα με τις δικές μας αποφάσεις. Είναι φασιστικό να δίνει η Τρόικα εντολές για το πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα ή για το ποιος θα οριστεί να είναι πρωθυπουργός και για πόσο καιρό θα είναι. Δεν θα επιτρέψουμε να βάλουν τη χώρα μας στο γύψο. La Troika ha messo in atto una nuova forma di colonialismo in Grecia, che non si pratica con gli eserciti e le armi, ma con il debito pubblico. Hanno messo in discussione chiaramente le nostre istituzioni democratiche. La nostra Costituzione è stata ignorata brutalmente. Il diritto del nostro popolo a votare liberamente chi vuole nelle elezioni è stato rifiutato. La Troica stabilisce lei il tempo delle elezioni, la persona da candidare come primo ministro e per quanto tempo. E Questo per noi è un metodo fascista, non permetteremo di ridurre il nostro paese a brandelli. Εμείς, η εργατική τάξη, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι δεν θα σκύψουν πάλι. Απαντάμε με διαρκείς αγώνες εκβιασμούς. Αγωνιζόμαστε κάθε μέρα να διασώσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ξέρουμε ότι ο αγώνας μας είναι δύσκολος και μακρύς. Ξέρουμε επίσης ότι χαμένος αγώνας είναι αυτός που ποτέ δεν έγινε. Αυτοί που σπέρνουν τη μιζέρια και οδηγούν τους Έλληνες στη φτώχεια και στην εξαθλίωση θα εισπράξουν το θυμό μας. Noi, i lavoratori, le lavoratrici, i giovani, i pensionati, i disoccupati, non chineremo mai la testa. Lottiamo tutti i giorni per salvare le istituzioni democratiche. Sappiamo che la nostra lotta è lunga e difficile. Sappiamo anche però che una lotta persa è quella che non è mai stata fatta. Tutti quelli che impongono miseria e guidano il popolo greco alla povertà e al degrado raccoglieranno la nostra rabbia. Ogni massica di democrazia in Europa. Tutti insieme per la democrazia in Europa. Dai per aspettare la diplomata. Tutti insieme per difendere i nostri diritti. Dai per affermare la ramoglia che ti nerpina. Στους Έλληνες και σε όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Per riportare il sorriso, la speranza e crescita a tutti i lavoratori europei. Grazie. Grazie. E proprio a proposito di questo intervento, l'Associazione per la Democrazia Costituzionale ci dice che alla Camera si sta approvando definitivamente la modifica per introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione. Ciò significherà fornire una base di legittimità costituzionale alle politiche liberiste per rendere permanenti le misure di austerità in Italia come in Grecia, e che quindi è allarme rosso per la Costituzione democratica, e che quindi bisogna impedire e bisogna che siano i cittadini a decidere sulla Costituzione. Per questo è necessario che al Senato non si raggiunga la maggioranza dei 2/3 per poter fare il referendum popolare. Ora do la parola a Monio Vadia, che come tanti intellettuali e uomini di cultura e donne di cultura hanno aderito alla nostra manifestazione e all'appello a sostegno della nostra lotta. Grazie, è un onore essere qui. Solo un saluto, perché oggi siamo qui per ascoltare le voci delle lavoratrici e dei lavoratori, le voci dei compagni della FIOM, le voci di quelli che hanno promosso questa lotta, che è la lotta di tutti noi. Essere in questa piazza è straordinario, perché è la piazza che parla la lingua della democrazia. La lingua della democrazia si fonda su alcune parole irrinunciabili. Si fonda sull'uguaglianza, perché l'uguaglianza è il motore della libertà. Solo fra uomini uguali si può parlare di libertà. L'altra parola della democrazia è giustizia sociale, significa diritti e dignità sul lavoro. Questo è il cemento di ogni vera democrazia. Chi vuole erodere questo cemento vuole erodere la democrazia. Oggi in questo paese c'è un progetto di tenere, sfruttando la cosiddetta emergenza, il lavoro e i lavoratori sotto ricatto. È il tentativo di costruire una prospettiva e un futuro servili, non di uomini liberi. Non possiamo accettare questo. Noi vogliamo vivere in un mondo di gente che abbia gli stessi diritti e la stessa dignità, ed è dal lavoro che parte il progetto di una società democratica. Non possiamo accettare quello che oggi viene proposto come la soluzione ai mali mentre è il male, è la costruzione di una società che diventi piano piano in modo strisciante autoritaria, e siccome i lavoratori sono il pilastro della democrazia è lì che cominciano a colpire per creare una finta democrazia e una società autoritaria che prima tolga i diritti del lavoro e poi tolga i diritti semplicemente come tali. Rispondiamo, continuiamo questa lotta, la lotta della FIOM e la lotta di tutte le persone per bene in questo paese. Ciao. Allora oggi è veramente una bellissima giornata per la FIOM, per la CGIL e per le lavoratrici e lavoratori italiani. Si sono svolti in questi giorni, proprio ora, in questi ultimi giorni, il voto per le rielezioni dell'RSU nel pubblico impiego e nei settori della conoscenza. La CGIL è il primo sindacato e soprattutto sono andati a votare moltissime lavoratrici e lavoratori, molto più ancora della volta precedente, perché c'è bisogno di democrazia. Do la parola a Vincenzo Scudiere, segretario nazionale della CGIL. Compagni e compagni, lavoratrici e lavoratori della FIOM, lavoratori metalmeccanici, oggi è una bella giornata perché non solo abbiamo riempito questa piazza e lo sciopero è riuscito, è una bella giornata perché abbiamo vinto nelle elezioni per le RSU del pubblico impiego e questo è motivo di grande soddisfazione. Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego che hanno dimostrato che hanno coraggio e non sono caduti nella trappola del governo precedente che aveva deciso di isolare la CGIL, aveva deciso di togliere il diritto ai contratti e il diritto alla contrattazione. Questo è un buon segnale per tutti e dovrebbe ripensarci anche il dottor Marchionne, che invece continua su quella strada e non capisce che bisogna cambiare questa impostazione autoritaria. Oggi siamo qui perché noi pensiamo che da questa crisi bisogna uscirne salvando i lavoratori e il lavoro, salvando il lavoro di qualità. Bisogna uscirne conquistando un buon accordo che riformi gli ammortizzatori sociali, perché in futuro abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali migliori di questi. Noi chiediamo a questo governo, che incontreremo lunedì, di dirci esplicitamente se vuol fare l'accordo e ha trovato le risorse per una riforma che ha bisogno di risorse oppure vuole ancora perdere tempo. Noi pensiamo che questo accordo va fatto perché vogliamo avere a disposizione un sistema di ammortizzatori sociali, un sistema che garantisca il lavoro per i prossimi anni. Non possiamo prevedere, come al momento aveva detto il Ministro del Lavoro, che questo tipo di riforma si poteva fare a costo zero. C'è bisogno di più risorse per fare le riforme ed è ora di fare quello che la CGIL dice da tempo: bisogna prendere le risorse da chi ce l'ha, da quelli che non pagano le tasse, da quelli che hanno i grandi patrimoni, da quelli che hanno le grandi ricchezze. È lì che bisogna intervenire per dare un futuro a questo paese, un futuro di lavoro, un futuro di qualità delle produzioni, un futuro di economia sostenibile in cui anche l'ambiente sia rispettato. E questo è il segnale che intendiamo dare oggi. È un segnale che serve a dire che in questo Paese i lavoratori non ci stanno a pagare il prezzo della crisi. Non siamo quelli che continuano ad essere supini, Noi siamo quelli che stanno reagendo e resistendo da anni e abbiamo dalla nostra parte i lavoratori e le lavoratrici e i pensionati. E pensiamo che chi continua ancora a ritenere nell'articolo 18 un freno è chi vuole portare il Paese indietro, è chi pensa a un'economia povera, è chi pensa a un'Italia fanalino di coda dei Paesi industrializzati. È per questo che al governo diciamo che oltre agli ammortizzatori sociali bisogna presto affrontare i temi del lavoro e della crescita. Non c'è crescita se non si fanno delle politiche industriali all'altezza di questa situazione. Non si può pensare che il sistema industriale a partecipazione pubblica sia in mano a delle persone che pensano di vendere i beni di questo sistema piuttosto che pensare a come rilanciare le produzioni. Non si può pensare che si fa politica industriale rincorrendo di volta in volta coloro che vogliono speculare sulla crisi industriale. Noi pensiamo che ora che il governo apra un tavolo sulle prospettive, che un governo faccia delle scelte e cominci a chiedere conto a Marchionne, cominci a chiedere conto a colui che continua a contare balle da troppo tempo, a colui che sta portando la Fiat fuori dall'Italia, a colui che nega i diritti, a colui che lascia fuori dalle fabbriche i lavoratori che non sono d'accordo, a colui che non assume a Pomigliano i nostri iscritti, a colui che decide di lasciar fuori, nonostante la sentenza dei tribunali, i lavoratori di Melfi, a colui che toglie l'unità dalle bacheche alla Magneti Marelli. Ma cosa crede che siamo a 2 secoli fa? Non se ne è accorto che il tempo è cambiato. È meglio che tenga conto che il tempo è cambiato perché sta cambiando il mondo e non è il mondo che lui vuole quello che sta cambiando. Stiamo arrivando a un altro mondo in cui ci sarà bisogno di maggiore coesione e non delle scelte autoritarie che fa lui. E l'Italia in questo mondo ne esce se è in grado appunto di guardare ai temi del lavoro e il lavoro è rispettato. Se il lavoro non sarà rispettato non saranno solo i lavoratori a pagarne un prezzo, ma l'intero Paese. È per questo che anche i contratti di lavoro devono avere un peso e la loro dignità. È per questo che fa bene la FIOM a dire che bisogna riconquistare il contratto collettivo nazionale di lavoro. È per questo che è importante che si facciano tutti gli sforzi in questa direzione. Compagni e compagni, siamo in questa piazza per dire anche che la CGIL non ci sta. Noi non ci stiamo a un sistema che continua a introdurre tanti tagli che danneggiano solo i lavoratori e i pensionati. Noi non ci stiamo a un sistema che fa pagare la crisi solo alla povera gente. È questo che vogliamo dire al governo, bisogna invertire questa tendenza. Abbiamo visto la differenza fra quel governo che c'era prima e quello che c'è oggi. Siamo passati dallo stato dei sensi del Presidente del Consiglio di prima al senso dello stato dell'attuale Presidente del Consiglio. E i lavoratori, le lavoratrici hanno il senso dello Stato, i lavoratori e le lavoratrici hanno il senso dello Stato e rispettano le regole di questo Stato, a partire dalla Costituzione, a partire dal rispetto della legge 300, della legge che stabilisce i diritti dei lavoratori. È per questo che oggi il nostro messaggio vuole essere un messaggio chiaro, un messaggio che va in direzione di ritrovare le soluzioni per il lavoro e un messaggio che va nella direzione di guardare al futuro e alla crescita del nostro Paese, che ha bisogno di lavoro, ha bisogno bisogno di qualità, ha bisogno di produzione, ha bisogno di servizi efficienti e di infrastrutture. È un paese che se resta così passa in secondo piano. Compagni e compagne, questa manifestazione è importante perché oggi si segna, assieme al risultato dell'RSU del pubblico impiego, un importante risultato. I lavoratori e le lavoratrici stanno dicendo al Paese, stanno dicendo al Governo, stanno dicendo a Marchionne che non ci stanno e devono cambiare. Se cambiano è bene, se non cambiano noi andremo avanti con la lotta e sarà una lotta sempre più seria, una lotta sempre più qualificata, una lotta che non ci vedrà fermare dopo poche ore di sciopero. Sarà una lotta di lunga durata, perché è con la lunga durata che noi riusciamo a cambiare una situazione drammatica. Viva la CGIL, viva la FIOM!